Perché non trovare una soluzione per avere le cialde infinite? Ed eccoci qui di nuovo nella mia cucina, perché oggi devo fare un video un po' particolare. Molti di voi sanno che a me piace molto la moca, quindi non sono molto amante delle macchinette, ma quando ho scoperto questa macchinetta della De'Longhi in espresso ho trovato un gusto particolare, ma accompagnato da quella sua buona schiumetta, come dal bar. Quindi oggi io volevo farvi vedere il problema maggiore che io ho sempre pensato, sempre riscontrato, non avevo voglia. Il problema maggiore per me sono le cialde, perché le cialde comunque sono sempre da comprare, ricomprare, o calcolando più o meno che un pacco da 50 capsule o cialde costa sui 10-14 euro. Io 50 caffè li faccio fuori in pochissimo tempo, non avevo voglia di spendere così tanti soldi per comprare le cialde, infatti sono sempre a secco. Allora cosa mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente: ma perché trovare una soluzione per avere il caffè infinito o cialde infinite? Ebbene sì, allora vi faccio vedere subito. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Perché lo ripeto continuamente in ogni video? Iscrivetevi al canale. Perché purtroppo il 98% di voi che guarda questo canale non è iscritto. E iscriversi significa dire semplicemente grazie per quello che fai. Grazie per avermi mostrato una tecnologia diversa o un qualcosa che mi serviva. È semplicemente un grazie. Iscriversi al canale è molto importante per me, per la crescita di questo canale, quindi vi ringrazio molto se vi iscrivete. Ma passiamo subito al video. Molto bene, vedete qui queste cialde. Queste cialde sono letteralmente in acciaio inossidabile, infatti queste qui si possono caricare sempre, quindi potete avere sempre una cialda disponibile, perché voi ve la riempite ogni qualvolta desiderate. Io in questo momento ne ho 7, ne avevo 10, purtroppo mia moglie 3 me ne ha buttate pensando che fossero quelle di plastica, però vabbè, lasciamo parte questo. Comunque, quello che volevo farvi vedere è il fatto che voi dovete comprare la miscela selezionata per espresso. Vedete, potete vedere il simbolo del filtro, quello per il bar, adesso non ricordo come si chiama, però dovete cercare questo. Infatti questo è come un pacchetto da 250 grammi, voi trovate il chilo di caffè a 10 euro. Io in questo caso ho Berniano, di cui non mi sta pagando per fare questo video, però purtroppo lo ammetto comunque che a me piace questo, e quindi per un chilo di caffè 10 euro. Io non so letteralmente quante cialde io posso andare a creare. Ma come si fanno queste cialde? Semplicemente utilizzando un tappo e la miscela. Perché noi adesso facciamo questa cosa. Io adesso la miscela la tengo nel baratto della Nutella. Allora vado a prendere un po' così. Io adesso vi faccio vedere subito così. Io riempio in questa maniera un po' tutte. Voilà, dopo aver riempito tutte, io infatti uso il piatto perché quello che poi cade lo rimetto dentro. Cosa dobbiamo utilizzare? Il tappo che abbiamo visto prima. Infatti, volendo, si può utilizzare anche quello in acciaio fatto apposta per pressare il caffè. Ma questo tappo dello spumante è davvero utile, perché è perfettamente della sua grandezza. Infatti io, dopo averlo riempito, cosa faccio? Semplicemente entro, spingo un pochettino, rilascio e si è pressato. Quindi lo faccio con tutti, chi più chi meno ha caffè dentro, però io presso un po' tutti. Dopo averli pressati e puliti un pochettino, io li vado a riempire ancora un poco. Ok, vi ho lasciato l'ultimo per farvi vedere come farlo in maniera perfetta. Infatti, dopo averlo riempito, pressate un pochettino così e poi semplicemente col dito ce lo passate sopra. Voilà, pulito e il gioco è fatto. Adesso, ma come si chiudono queste cialde? Semplicemente utilizzando questi, perché noi dopo aver comprato le cialde
Abbiamo bisogno semplicemente di comprare questi che si trova a pochi euro. Anche su AliExpress li trovate a 1 euro, ve ne danno 1,50 euro, penso che ve ne diano 200 di questi, quindi siete tranquilli. Quindi prendiamone un paio di queste qui, di questi tupper qui, li andiamo a staccare, prendiamo la nostra cialta e io la applichiamo sopra. Fate attenzione solo che non ci sia il caffè sopra il bordo, così riusciamo ad attaccare bene. Avete la pellicolina, chiudete, fate un breve giro così di controllo e avete la vostra cialda perfetta. Ma voi direte, ma qui non ne hai 7, ne hai solo 6. Eh sì, perché io voglio farvi vedere anche come si pulisce una di queste cialde. Infatti, questa qui è una cialda utilizzata, vedete come funziona. Rimane così, questa semplicemente è da pulire. Infatti si fa in questa maniera, si prende la cialda, si mette il dito così, in questa maniera, e si tira via la parte di metallo. Finito. Questo qui, se volete, potete riutilizzarlo, perché questo qui è un ottimo concime per le piante. Io adesso lo andrò a buttare, però voi riutilizzatelo. Poi cosa faccio? Accendo l'acqua, lo passo sotto e voilà, cialda completamente pulita e pronta per essere riempita. Ok, ho riempito l'ultima cialda che avevamo pulito, adesso io metterò la copertura a tutte le cialde e vediamo di assaggiare questo gustoso caffè. Adesso io le vado bene a riporre qui, perché mi piacciono averle sempre a portata di mano. E dopo aver riposto tutte le cialde nel mio portacialde, infatti io qualcuna ne dovrò ricomprare, lo devo riempire di cialde in acciaio. Adesso è arrivato il momento di provare queste cialde qui. Allora, come nelle cialde normali, apriamo il nostro cassettino, la riponiamo, si infila perfettamente e si chiude anche in maniera perfetta. Cioè, non siete d'accordo che è venuto un caffè spettacolare anche con le cialde in acciaio? Io adesso lo vado a gustare. Ah, che bontà, proprio come al bar. Un po' lungo, però, perché il bicchierino è stretto, solo per quello. Però cosa ne pensate di queste cialde in acciaio? Fatemelo sapere nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, è molto importante per la crescita, perché io voglio portarvi un aiuto, un modo di farvi vedere la tecnologia quanto ci può essere utile. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, perché al prossimo video renderò questa smart, cioè la faremo accendere e spegnere in maniera automatica dal nostro cellulare, semplicemente. Ma seguitemi al prossimo video, gustiamoci questo caffè.